Ma è normale, abbiamo subito accusato il colpo, però bisogna sempre ripartire nel calcio, resettare tutto, si riparte perché ogni partita ricomincia da capo, è una storia nuova, un capitolo nuovo. Come ho sempre detto, finché la matematica ci dà speranza e noi speriamo, ci dobbiamo concentrare solo per la prossima partita, che è quella di domani con il Pescara, e quello che è stato, insomma, al 90esimo. È normale che se si è vinto si esulta, se si è perso ci si rammarica di come è andata la partita. Noi abbiamo analizzato il giorno dopo immediatamente quelle che sono state le situazioni che, insomma, ecco, come sempre dobbiamo discernere bene, però ecco, siamo concentrati per questo match, siamo allenati bene, abbiamo cancellato e ormai tanto ci sono 3 partite, dobbiamo fare il massimo fino all'ultimo e poi tireremo le somme. Mi aspetto, io ho un gruppo di ragazzi che si allena molto bene, è una squadra che ormai gioca a memoria e quello che conta è che la squadra si esprima al massimo le proprie possibilità, a prescindere da chi va in campo, perché quando uno crea un sistema di gioco, crea un'organizzazione, una mentalità, è importante che chiunque appunto scenda in campo sviluppi al massimo e al meglio le proprie capacità e caratteristiche. Quindi è una squadra che è cresciuta molto, una squadra in crescita. E quindi mi aspetto che finisca ancora con questo trend che ci ha contraddistinto negli ultimi mesi. E sotto l'aspetto fisico la squadra sta alla grande, perché andiamo il doppio dei nostri avversari, fino adesso quelli che abbiamo incontrato. A livello di risorse mentali, questo crea comunque fiducia, convinzione, e quindi abbiamo tutte le prerogative per fare un finale di stagione al massimo delle nostre possibilità. Io preferisco tirare le somme alla fine, non è ancora finita, quindi perché il risultato finale cambia qualsiasi tipo di considerazione. Quindi i bilanci si fanno alla fine e adesso è ancora presto e prematuro per fare qualsiasi tipo di valutazione. E superare Pescara non è che sia una passeggiata di salute, quindi non è possiamo pensare a Pescara, Perugia e Crotone perché noi impazziamo, no? Pensiamo intanto alla partita di domani, che ha già il suo coefficiente di difficoltà, poi valuteremo le altre.